Continuiamo ad affrontare l'argomento dello sviluppo della produzione e parliamo sempre di synth, con un altro approccio questa volta. Dimentichiamo in questa fase di considerare i synth come delle riproduzioni di strumenti veri, ma adottiamo un approccio completamente elettronico, soprattutto su determinati generi. Sia il DJ, magari ha un'estrazione che non ha niente a che vedere, tra virgolette, con quella del musicista, sia anche proprio come approccio stilistico, si va a intervenire sui synth, sui plugin, sugli strumenti in maniera completamente diversa, senza riferimento a dei suoni o delle armonie, ma si cerca di individuare quei 3-4 suoni elettronici per dare senso oltre alla ritmica del nostro brano. Si cerca di individuare dei suoni adatti per costruire la nostra gamma medio-alta di frequenze. Quali sono gli elementi da considerare? Abbiamo già detto, parlando del metodo, di utilizzare 3-4 plugin al massimo per dare un taglio al nostro arrangiamento, per non caricare eccessivamente di suoni e anche per poter avere un riferimento base da cui partire. Poi, se senti che ti manca qualcosa, ne aggiungi un altro, ma non perché ce lo devi mettere per forza per riempire, ma perché questo suono ulteriore va a completare la tua idea. Non sto parlando di effetti in questo caso, perché gli effetti ne parleremo successivamente a parte, ma sto parlando di proprio di suoni, che siano essi suoni singoli o suoni vanno a fare un movimento melodico. E allora, quali sono gli elementi che entrano in gioco? Difficilmente troverai il preset adatto alla tua esigenza, ma soprattutto nel caso dei synth ci sono vari elementi su cui puoi giocare per andare a trovare il suono giusto, al di là dell'equalizzazione, che è anche questo un processo successivo. Il primo elemento da tenere in considerazione è il cutoff, che è un filtro che, a seconda del tipo di synth, interviene in maniera diversa. Può andare a tagliare le alte frequenze, oppure può andare a rendere il suono più elettronico e meno naturale. Fiancato al cutoff c'è la risonanza. Lo potrai notare spesso che quando un suono va a crescere con il cutoff, spesso si dà anche una maggiore risonanza per creare tensione. E comunque, insomma, sono due elementi da tenere in considerazione. Poi c'è tutta la gamma relativa agli oscillatori. Per evitare di dire sciocchezze, evito di addentrarmi all'interno di questi. Però molto spesso sono almeno due oscillatori che vanno a comporre il suono di un synth, ed intervenendo cambia notevolmente l'onda che questo va a rappresentare e di conseguenza il suono che ne viene fuori. Al momento in cui vai a scegliere il tuo suono, ok, scorri i preset che più o meno rappresentano la gamma di suono che hai in mente, però puoi anche provare ad aggeggiare un po' a questi tre elementi per vedere in che modo cambia il suono e se si avvicina o se si allontana a quello che secondo te ci sta bene. In questa fase, la cosa migliore da fare per un brano elettronico è mettere quei 3-4 suoni nel progetto e vedere poi come si sposano tra di loro e quali parti possono andare a rappresentare, se una parte dove c'è anche il groove oppure se nella pausa. E dopodiché li stendi nella struttura, cerchi di amalgamarli il più possibile insieme e poi vai a definire in base al progetto complessivo. Se hai dei suggerimenti, scrivi pure qua nei commenti, come segui Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, e alla prossima!